La grande piramide di Giza da millenni sfida il tempo e custodisce incredibili misteri. Ne abbiamo parlato più volte su questo canale. Abbiamo evidenziato tutte le incongruenze della versione ufficiale e tutti i dubbi che avvolgono la ricostruzione degli egittologi. Oggi però faremo un viaggio che vi lascerà senza parole e lo faremo attraverso la scoperta di due ricercatori italiani, Corrado Malanga e Filippo Biondi, i quali affermano di essere riusciti a guardare dentro la Grande Piramide grazie all'utilizzo di un rivoluzionario radar ad apertura sintetica e di aver realizzato delle scoperte eccezionali. Bene, vediamo in dettaglio di che cosa si tratta. Ma prima di partire per questo affascinante viaggio, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al canale per supportarci e non perdere i nostri nuovi video. Recentemente il mondo dell'archeologia è stato scosso da un'incredibile scoperta. Un team giapponese, guidato dal rinomato egittologo Zai Hawass, ha rivelato l'esistenza di un cunicolo segreto, lungo 9 metri, nascosto nel cuore della Grande Piramide di Giza. Il cunicolo si troverebbe sopra la Grande Galleria e, secondo gli egittologi, potrebbe essere la vera stanza che contiene le spoglie del faraone, che, ricordiamo, ad oggi non sono mai state ritrovate. Se questa è sicuramente una scoperta rivoluzionaria, non è niente in confronto a quello che dichiarano di avere scoperto i due ricercatori italiani. Corrado Malanga e Filippo Biondi, 6 mesi prima che venisse annunciata la scoperta del team giapponese, pubblicavano sulla rivista scientifica Remote Sensing i risultati della loro ricerca e non solo identificavano sopra la Grande Galleria il cunicolo individuato dal gruppo di ricerca giapponese, ma trovavano molte altre stanze, non solo nella piramide, ma addirittura sino a 100 metri sotto di essa. Per comprendere bene la portata di questa scoperta, dobbiamo però iniziare dal principio. Ma prima, facciamo solo una piccola premessa. In questo video non affronteremo le critiche che una parte del mondo scientifico ha rivolto ai due ricercatori, ma esporremo la loro ricerca e in particolare approfondiremo le deduzioni che il professor Malanga ha esposto sull'utilizzo che un antico popolo avrebbe fatto di questo incredibile monumento. Inoltre, per chi vuole approfondire e farsi un'idea propria e diretta dello studio del professore Malanga, nella descrizione del video trova il link della ricerca pubblicata sulla rivista scientifica. Malanga e Biondi, per realizzare il loro studio, hanno utilizzato il SAR, il radar ad apertura sintetica, applicando ad esso però una piccola ma geniale modifica. Il SAR, come molti di voi sanno, è una tecnologia radar avanzata che utilizza l'elaborazione di informazioni radar per creare immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre. Per ottenere questo risultato, viene installata su un satellite un'antenna di circa 6 metri, che muovendosi lungo un percorso prestabilito, simula l'effetto di un'antenna molto più grande e permette di catturare immagini molto dettagliate della superficie della Terra. Il radar funziona emettendo radiazioni elettromagnetiche, che riflettendosi sugli oggetti, tornano al satellite con informazioni dettagliate. Questo sistema viene utilizzato per misurazioni ambientali. Ad esempio, è in grado di rilevare le vibrazioni dei ghiacci terrestri con una precisione millimetrica. Il SAR è quindi una tecnologia che è in uso già da parecchio tempo, ma non è però in grado di vedere nel sottosuolo terrestre. Come hanno fatto quindi i due ricercatori ad osservare l'interno della Grande Piramide? Secondo Malanga e Biondi, è stato sufficiente fare una piccola modifica al software. Con un trucco che è stato una modifica sostanzialmente a livello di software dei programmi utilizzati, abbiamo messo il radar in condizioni di poter guardare all'interno della piramide. Tenete presente che quello che noi facciamo è modificare, commutare un segnale elettromagnetico in un segnale sonoro fononico, cioè vibratorio. Quindi quando facciamo più scansioni, più segnali emettiamo, più informazioni ci vengono indietro dal radar. In pochi milionesimi di secondo, tra una scansione e l'altra, riusciamo a vedere le differenze di spostamento della vibrazione del materiale. La piramide diventa così un oggetto trasparente, perché i fononi entrano meglio nelle cose come il granito, rispetto alle onde elettromagnetiche che non riescono a penetrarlo. Quindi Malanga e Biondi, grazie a questo sistema e a ripetute scansioni, sono riusciti ad ottenere un'immagine dettagliata dell'interno della piramide di Giza, la quale diventa praticamente trasparente e permette di visionare tutto ciò che essa contiene. Utilizzando questa tecnica è come se si avesse a disposizione un modello tridimensionale della piramide.
che può essere virtualmente sezionato per esaminarne l'interno, proprio come si taglia una torta in diverse fette per esaminarne gli strati. Se questa è una breve sintesi della tecnologia utilizzata dai due ricercatori, adesso concentriamoci su cosa affermano di avere trovato nascosto. Quello che si vede è una cosa incredibile. Ci sono almeno due corridoi che partono da sotto la piramide a circa 100 metri di profondità e salgono come due braccia di una forchetta di un diapason di pietra, e questi salgono e arrivano sino a quota terra. All'interno della piramide ci sono due stanze. Da queste due stanze partono altri due corridoi che vanno a circa 100 metri d'altezza e che vengono unificati da un corridoio unico. Da questo corridoio unico parte un altro corridoio che circonda completamente quella struttura che si chiama Z e che sta sopra la stanza di quella che viene comunemente chiamata Camera del Re. La Grande Piramide nasconderebbe quindi al suo interno molte altre stanze ancora oggi sconosciute. Ma non solo. Addirittura 100 metri sotto la piramide si troverebbero delle misteriose strutture. Questo è quello che i due ricercatori dichiarano di aver individuato nel sottosuolo e fra i massi di granito della Grande Piramide. Questa è indubbiamente una scoperta sconvolgente, che cambia totalmente l'idea di quello che sino ad oggi pensavamo di conoscere della Grande Piramide. Ma perché gli antichi egizi avrebbero costruito questa incredibile struttura? Il professor Malanga ha una spiegazione per tutto questo. Come abbiamo visto, una serie di corridoi partono dalle profondità e si innalzano sino a circondare la Camera del Re e la struttura chiamata Z. La Camera Z, o Galleria Z, è una struttura misteriosa di cui ancora oggi si sa poco. Secondo gli egittologi, non è ancora chiaro se sia il frutto di un processo produttivo o se invece avesse una funzione simbolica o religiosa. Il ricercatore indipendente Mario Pinkerle già anni fa si era interrogato su questa strana struttura e aveva proposto una spiegazione molto diversa. Per Pinkerle, lo Z era il punto cruciale della Grande Piramide. In realtà la stessa piramide sarebbe stata costruita a protezione di questa torre di granito, che avrebbe un'origine antichissima. Dalla Mesopotamia sarebbe arrivata in Egitto, dove inizialmente sarebbe stata posta sopra la piramide di Zoser, e solo dopo sarebbe stata posta all'interno della Grande Piramide. Lo Z, per Pinkerle, è un luogo dove il tempo e lo spazio si modificano. Un luogo in grado di generare onde alfa che comunicano con i lobi frontali degli uomini che venivano posti in quel sarcofago o vasca, che si trova ancora oggi nella Camera del Re nella Grande Piramide. Ecco, la tesi del professor Malanga, scaturita dopo la scoperta di queste misteriose strutture poste all'interno della Grande Piramide e nel suo sottosuolo, per certi versi si avvicina a quella di Pinkerle. La piramide di Giza sarebbe, secondo il professore, la casa della vita, un luogo in cui il faraone si recava per curarsi e rigenerarsi. La struttura Z sarebbe quindi un dispositivo acustico, che attraverso un sistema di filtri convoglierebbe le onde sonore generate dal vento verso la stanza sottostante. Queste onde, secondo diverse simulazioni computerizzate realizzate dal professore, sarebbero dirette esattamente verso la testa di una persona situata all'interno della vasca di granito posta nella Camera del Re. Inoltre, sempre secondo il professore Malanga, al fine di amplificare le proprietà curative delle basse frequenze prodotte dalla struttura di granito, la piramide veniva riempita d'acqua, acqua attraverso cui le onde sonore si sarebbero amplificate e avrebbero rigenerato o guarito il faraone, aumentandone la longevità. Il faraone con questa vibrazione, chiamiamola curativa, veniva rigenerato. Se era malato guariva, diventava più longevo. Tant'è vero che la vera storia, non quella raccontata dagli egittologi, ma la vera storia riportata sulla pietra di Palermo oppure sul papiro di Torino, mostra che noi abbiamo perso 27.000 anni di storia egiziana quando i primi faraoni vivevano 9.000 anni. Ptah, il primo faraone Dio, vive 9.000 anni. Il secondo faraone Dio Ra vive e regna per 1.000 anni. Chiaramente tutto questo va contro qualsiasi ricostruzione dell'egittologia ufficiale e può apparire solo come il frutto di una mente fantasiosa. Ma siamo sicuri che la ricerca del professore Malanga vada liquidata in questo modo? Negli ultimi anni sono state realizzate almeno due curiose scoperte scientifiche da due diversi gruppi di ricerca. Vediamole insieme.
La prima è stata realizzata da un team di ricercatori internazionali che ha coinvolto ingegneri, architetti e archeologi, e che ha studiato la velocità dei processi di riscaldamento e raffreddamento della Grande Piramide, attraverso l'utilizzo di scansioni termiche. I ricercatori, analizzando i dati, hanno scoperto qualcosa di molto particolare. Hanno infatti notato che l'insieme dei blocchi di pietra che costituiscono la Grande Piramide, nella sua parte anteriore, mostrano un comportamento uniforme, mentre tre pietre in particolare presentano temperature più elevate. Questa anomalia termica ha interrogato a lungo gli scienziati, che sono giunti alla conclusione che questa può essere spiegata con la presenza di correnti interne o di cavità sottostanti la superficie della Grande Piramide. Considerato che le cavità non trattengono il calore come fa la roccia o il terreno, questo apre la porta a diverse possibilità, compresa la presenza di elementi strutturali al di sotto dello strato superficiale che potrebbero condurre a spazi o luoghi attualmente sconosciuti. Questa scoperta sembra quindi validare ciò che viene affermato da Malanga e Biondi, sia che all'interno della piramide siano presenti altre stanze, sia che sotto di essa vi siano due strutture che si estenderebbero per circa 100 metri. Un'altra scoperta curiosa è stata realizzata dai fisici della ITMO University a San Pietroburgo, i cui risultati sono poi stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Applied Physics. In questo studio, i ricercatori affermano di aver rilevato una stranissima caratteristica nella Grande Piramide. Con un certo stupore, i fisici hanno infatti notato come la Grande Piramide di Giza riesca a concentrare l'energia elettromagnetica e precisamente le onde radio in specifici luoghi della piramide, in particolare nella camera del re, in quella della regina e nella camera incompiuta posta alla base. Questa scoperta ha portato gli scienziati a progettare nanoparticelle ispirate alla struttura della Grande Piramide, strutture piramidali in grado di riprodurre un effetto analogo nel campo dell'ottica, effetto che verrebbe oggi utilizzato per ottenere celle solari più efficienti. Per riassumere, possiamo affermare che gli indizi che la scienza ufficiale pone sulla possibilità che la Grande Piramide nasconda ancora oggi strutture sconosciute sono molteplici, ma non solo. L'ipotesi che la Grande Piramide possa essere un catalizzatore di energia non sembra poi così fantasiosa, ma sembrerebbe addirittura confermata dallo studio degli scienziati russi, anche se per la scienza ufficiale questa particolare caratteristica resterebbe più un evento legato alla casualità che ad una volontà precisa di antichi costruttori. Il professor Malanga e altri ricercatori indipendenti ovviamente non sono d'accordo e ritengono che gli antichi costruttori fossero ben consapevoli di cosa stessero costruendo. Ma quale antico popolo avrebbe potuto avere delle conoscenze così avanzate? Qual era quella civiltà in grado di erigere strutture sotterranee così profonde e sovrastate da monumenti imponenti come le piramidi di Giza? Chiaramente tutto questo porta a mettere in dubbio che gli antichi egizi fossero i costruttori delle piramidi, poiché 2500 anni prima di Cristo non solo non si possedeva la tecnologia necessaria per tali costruzioni, ma non si avevano le capacità anche solo per progettarle. A questo dobbiamo aggiungere che non esiste una prova diretta che le piramidi di Giza siano state costruite dai faraoni a cui sono state attribuite. L'ipotesi che queste possano essere state costruite da una civiltà precedente, che fosse in possesso di conoscenze superiori, non è quindi un'ipotesi da scartare a priori, visto oltretutto le anomalie e gli indizi che con gli anni stanno venendo alla luce. Per noi ricercatori è estremamente stimolante, oltre che cruciale, affrontare le implicazioni delle nostre scoperte, indipendentemente dalle loro conseguenze. Ad esempio, abbiamo trovato materiale nella piramide di Cheope che potrebbe non solo richiedere una riscrittura della storia, ma anche mettere in discussione le basi dei nostri più profondi sistemi di credenze, inclusi quelli religiosi. La religione cattolica deriva da quella ebraica, che a sua volta ha origini nell'antica religione egizia. Ma allora, da dove proviene la religione egizia? Se non ci sono divinità all'origine, ma piuttosto uomini che si sono finti dei di fronte a una popolazione di Cro-Magnon analfabeta, potremmo dover riconsiderare tutto ciò che è scritto nella Bibbia, come suggeriscono molti storici. Ma prendere in considerazione questa ipotesi significa riscrivere la storia per come la conosciamo e riconoscere che una civiltà sconosciuta, fiorente e altamente sviluppata sia esistita prima della nostra. Ma siamo certi che non esistono prove a supporto di questa teoria? Siamo certi che questa civiltà non abbia lasciato segni sul nostro pianeta?
O piuttosto siamo noi che stiamo ignorando degli importanti indizi? Questo è solo l'inizio del nostro viaggio che ci porterà in epoche remote. Ma per il momento fermiamoci qui. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate delle teorie di cui abbiamo parlato sino ad ora. E se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale per supportare il nostro lavoro. Alla prossima storia!